Ciao, siamo Piazza Plebiscito a Napoli, una delle città italiane più conosciute nel mondo. Una città da scoprire per le sue bellezze e la sua storia. Mi chiamo Olivier, sono belga, amo la bicicletta, viaggiare e l'Italia. Così quest'anno ho deciso di seguire le tappe del Giro per scoprire il bel paese. On y va! L'ottava tappa del Giro parte proprio da qui, Piazza Plebiscito. E prevede un circuito cittadino che attraversa Bagnoli, il Golfo di Pozzuoli e il promontorio di Procida. E questa è un'occasione di conoscere una Napoli un po' diversa e di raccontare qualcosa di nuovo. Dominata del Vesuvio, ricca di famosi siti archeologici come Ercolano e Pompei, è famosa nel mondo anche per le sue catacombe cristiane e le sue tradizioni religiose come la processione di San Gennaro, protettore della città, per i vicoli del centro storico, i quartieri spagnoli, il Castello Angioino e Castel dell'Ovo, che mostrano i segni della storia e delle dominazioni normanna, francese e borbonica. E ancora il suo golfo e il suo porto, da cui nel secolo scorso migliaia di immigranti partivano in cerca di fortuna nelle lontane Americhe. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ma piacere. Piacere mio. È proprio vero questo che è nato qui la Pizza Margherita? Sì, è okay. Nata nel giugno del 1889. Se voi erano qui a Capodimonte per il risanamento della città. Per assaggiare il piatto preferito dal popolo, mandarono a chiamare il pizzaiolo più famoso dell'epoca, che si chiamava Raffaele Esposito. Allora lui si recò a Capodimonte e preparò per la regina tre tipologie di pizza. E una se la inventò al momento, mettendo il bianco della mozzarella, il rosso del pomodoro e il verde del basilico, ricreò i colori della bandiera italiana. Giustamente. E in quel momento la regina, avendo gradito maggiormente questo tipo di pizza, gli chiese: come si chiama questa pizza, buon uomo? E lui, da buon napoletano, se permette, alla margherita, vostra maestà. E così è nata. Così è nata la pizza margherita. Se gli chiedo una pizza margherita, me la prepara? Certo, come no. Prego. Grazie. Eccomi qua. Una bella pizza margherita. Bella. Grazie. La pizza è sicuramente il piatto italiano più famoso al mondo. Vi avevo detto di voler scoprire qualcosa di meno conosciuto. Dunque, proprio lungo il tracciato del circuito cittadino della tappa di Napoli, mi sono imbattuto nella zona di Le Vecchie Acciaierie di Bagnoli, un luogo abbandonato e desolato, di cui mi ha incuriosito la storia di rinascita. Oggetto di un grande progetto di riqualificazione urbana, denominato la Città della Scienza, a cui sede la campagna New Steel, un incubatore di progetti tecnologici innovativi e di sostenibilità ambientale che ospita ad esempio il distretto aerospaziale campano che con i suoi progetti all'avanguardia guarda al futuro. Tra quelli presenti uno ha colpito la mia curiosità. Qui ha sede il distretto aeronautico della Campania, una delle eccellenze italiane poco conosciute dal grande pubblico ma famose nel mondo. Infatti qui progettano aerei elettrici o supersonici, ma anche dei prototipi di auto volanti e tanto altro ancora. Salve dottore. Molto piacere di conoscerla, benvenuto a Napoli. La ringrazio. E una curiosità, ma cosa c'entra il distretto dell'aerospaziale con Napoli? C'entra moltissimo, perché lei deve ricordare che la scuola di ingegneria aerospaziale di Napoli, la Federico II, è stata fondata dal generale Nobile, che il primo aeroclub in Italia è in Campania, che in Campania Romeo ha fabbricato il suo primo aereo, ma vista l'occasione e vista la tappa del Giro d'Italia, io vorrei ricordare che in Campania si studiano da anni i materiali compositi avanzati per applicazioni aeronautiche e le carboresine oggi servono per fare i telai delle biciclette più performanti. C'è anche l'attenzione all'ambiente, oggi cerchiamo tutti di andare in bicicletta per impattare poco,
ma anche i voli devono essere meno impattanti. Okay. E qui in Campania abbiamo il più avanzato progetto al mondo per un aereo da 10 posti mosso da un motore elettrico Rolls Royce. Interessante. È interessante, noi ne siamo orgogliosi anche perché noi italiani non dobbiamo mai dimenticare, siamo stati la terza nazione al mondo a lanciare in orbita un satellite dopo l'Unione Sovietica di allora e gli Stati Uniti. C'è un pezzetto d'Italia nello spazio e lei deve pensare che più della metà della Stazione Spaziale Internazionale del modulo abitativo è stato costruito in Italia. Ma gliene voglio dare un altro ancora più interessante. Abbiamo fatto nei mesi scorsi un esperimento per verificare l'utilità dell'estratto delle vinacce di Aglianico, che è un vino tipico rosso che abbiamo qui in Campania, per contrastare l'osteoporosi, che è un problema per gli astronauti, ma è un problema molto sentito anche sulla Terra. Quindi vede, agricoltura, mondo delle bici, impatto ambientale, la scienza è la grande salvezza del genere umano. La ringrazio di nuovo. È stato un piacere. Procida con la vicina Ischia sono le isole Flegree che si affacciano sul Golfo di Napoli. È collegata da un ponticciolo all'isola di Vivara, un piccolo isolotto a forma di mezzaluna, unica parte emersa del cratere di un vulcano sottomarino e oggi oasi protetta. Procida è la capitale italiana della cultura 2022, manifestazione dedicata all'innovazione e alla sostenibilità ambientale, con il significativo slogan «La cultura non isola». Nella prossima puntata, il dentino preistorico di Isernia è la capitale italiana della pasta.